Cari amici e fans di Riccardo Fogli, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, mi trovo nel parco di San Giorgio Bessagno, un parco discografico immaginario nella mia fantasia, un parco discografico dedicato a Riccardo Fogli. Nella mia fantasia faccio conto che questa sia la sua casa discografica, perché io qua mi diverto ad allegare su ogni parte, sui muri, le copertine degli album di Riccardo Fogli. È una cosa che io faccio dal 2011, da tantissimi anni, perché ho pensato che più lo faccio, più ho il piacere di ascoltarlo. Insomma, cioè, è un modo di dire che la sua musica mi è sempre vicina, mi accompagna sempre. Lo potete fare anche voi se volete, no? Fotografate, non so se voi nei vostri paesi avete dei parchi, fotografate dei posti e allegate anche voi le copertine degli album di Riccardo Fogli, uno per ogni posto, mi raccomando, senza fotografare le persone, i bambini, no, come faccio io. Qui, per esempio, su questo muro qua, alla mia sinistra, questo qui è allegata la copertina di Riccardo Fogli, 45 giri, Voglio sognare con il lato B, tempi andati. Invece qua, da quest'altra parte, peccato non si vede bene, è allegato l'album di Riccardo Fogli a metà del viaggio, perché ci sta la canzone Io ti prego di ascoltare, che ho un ricordo bellissimo di quel brano, che ho conosciuto nel 2005. Ogni volta che venivo su questa via avevo in mente quella canzone, quando allora qui c'era un parco giochi chiamato Draghetto Park. Poi il signore purtroppo è morto, non c'è più, e adesso il Draghetto Park è diventato un campo di pallacanestro e metà corsa campestre. Però comunque sono sempre quei ricordi rimasti lì, di quell'album e di quella canzone. E poi parliamo di A metà del viaggio, che è una raccolta fantastica, cari fan, che io ho in CD in doppio formato, quello originale, formato su di 6 canzoni, LP, 2 LP, due singole cassette, tipo il 45 giri con Io ti prego di ascoltare A metà del viaggio, musicassetta, 45 giri, LP, CD, insomma, ho A metà del viaggio in tutte le versioni, ed è un bellissimo album, ed è quello che consiglio anche a voi di avere e di comprare, perché nella casa, a casa nostra non può mancare nella nostra collezione. Poi quest'anno dovrebbe uscire, penso, il nuovo, se nel caso dovesse uscire il nuovo album di Riccardo Fogli, allegherò su quel muro, qua di, non si può vedere, vi ricordate quello dove ho allegato i 45 giri nuovi, La tenerezza 93, Maledetto l'amore? E sarà scelto su quel muro qua dietro. Aspetta, adesso andiamo, vi faccio vedere. Provarlo nel caso in cui dovesse uscire veramente. Allora, qua ho detto che c'era Voglio sognare tempi andati, 45 giri. Nel mio immaginario faccio conto che questa sia la casa discografica dedicata all'Azzurra Music, quindi tutta dedicata ai pezzi nuovi di Riccardo Fogli, Maledetto l'amore, La tenerezza 93, e qui su questo muro qua di fronte sarà legato il nuovo album, se nel caso dovesse uscire quest'anno. Invece su quelli a fianco, i 45 giri mondo, la nuova versione del 2020, con feat di Toti Battaglia. Poi questa è vera musica, cari fan. Qui stiamo nel mondo discografico di Riccardo Fogli, che fa parte della mia fantasia, ripeto, come ho detto prima, facendo conto che il parco del mio paese è una sala di incisione immaginaria di Riccardo Fogli. Quindi La tenerezza 93,
Maledetto l'amore, 45 giri in mondo, nuova versione, lato B strumentale, solo piano e voce. E qui sarà legato il nuovo album se nel caso dovesse uscire. Quindi questa qua sarà una zona dedicata tutta alla casa discografica Azzurra Music. Poi lì sul ponte, se ricordare ci sta, io ti porto via. Laggiù, vedete sotto le scale? Matteo. Qui Matteo, cioè, vedi? Mi auguro che quell'album esca anche in vinile un giorno. Me lo auguro perché merita. Una casa discografica dedicata all'Azzurra Music. Lo spero che esca il nuovo album di Riccardo Fogli quest'anno, così lo allegherò su questo muro qua, come ho detto. Una copertina bella, grande, grande. Mi vado a fare un bel giro, Etto. Mi raccomando, comprate e acquistate pure voi, Matteo. Matteo, non ci sono molte copie in vendita, ma compratelo questo album, perché è un rock progressivo. Cioè, è un'opera d'arte quell'album. È un'opera d'arte. Compratela. Ma sono sicuro che anche voi la desiderate comprare. Qui sul ponte andiamo nel mondo di Io ti porto via. Mi auguro che il video regga, vada avanti. Sono video che in questi giorni farò spesso. Dove giro nel mio paese, nel parco. Qui siamo nel mondo di Io ti porto via. Eccolo qua, il posto di Io ti porto via. Invece qua vicino ci ho legato i 45 giri. Ti voglio dire, con il lato B viaggio. Produzione di Giancarlo Lucariello. Così come la produzione di Giancarlo Lucariello fu Matteo. Peccato che questa strada qua adesso l'hanno chiusa. Pensate che quella che porta alle scale di emergenza là ci avevo allegato "Ciao amore, come stai?". Siccome questa strada è chiusa, l'avevo allagata là dietro, su un muretto qua dietro. Questo indicato con la penna. "Ciao amore, come stai?" con i bonus track. Io vivo in strada e sono libero. Che tra l'altro in questo brano Io ti porto via c'è autore anche Robby Facchinetti, Cristiano Minellono, Riccardo Fogli per il testo e la produzione del grande Giancarlo Lucariello. Qui sopra, dove è indicato con la freccia, vedete quella piazzetta tonda dove giocano i bambini? Qui c'è compagnia, dall'altro lato non si vede bene, vicino c'è campione. Qui giù, su questo muretto qua, omonimo 1976. Invece qui dietro, giù sempre sulla panchina, il sole, l'aria, la luce e il cielo. Con che ne sai che lo abbiamo spostato dietro dove stanno le scuole? Che l'ho spostato lì.
anche per motivi di spazio. Invece all'inizio del parco, sulla panchina, la prima panchina del parco ci sta alla fine di un lavoro. Si inizia con alla fine di un lavoro. Poi compagnia, campione, a metà del viaggio giù. Io ti porto via, Matteo e tutto il resto. Nel mio mondo ci sono tre case discografiche nel mio paese dedicate a Riccardo Foglie e agli album allegati. Questo parco, poi una via chiamata Via San Francesco Bocchini che porta alle scuole e l'altro è Gabbia dei Leoni, dove io ho allegato l'album Nella Fossa dei Leoni. Matteo, devi uscire in vinile, in vinile. Se la casa discografica approva quell'album nel 1978, potevi uscire in musicassetta e anche stereo 8 e non solo in vinile. Invece è uscito 20 anni dopo in CD e i collezionisti veri lo stanno impossessando. La produzione storica di Giancarlo Lucariello. Riccardo Foglie collaborò con un grande che si chiama Marcello Aitiani in quell'album, dove duettano una canzone dell'album chiamato Salutando un amico che va via. E poi include l'album, la canzone Festa, che fa parte del 33 giri Che ne sai? Che ne sai che ho detto che abbiamo spostato vicino alle scuole mie. Ex elementari. E questo è tutto, si conclude qui questo lungo video e in questi giorni ne farò altri. Mi raccomando, anche voi se avete un parco nel vostro paese, fate le foto ai posti come faccio io e scegliete gli album da allegare di Riccardo Foglie. In questo modo, cioè, più lo fate, più aumenta il desiderio di ascoltarlo. Anche se io sono fan di Riccardo Foglie da una vita. Cioè, è un modo per dire che la vostra musica sarà sempre al vostro fianco, ovunque voi andate, sta sempre lui nel vostro cuore. Come sì, come in primis nel mio cuore. Si conclude qui questo video e vi saluto. Un saluto da Roberto Zuccaro, detto Robby, come il diminutivo di Robby Facchinetti, grande amico storico di Riccardo Foglie ai tempi dei Pooh, anche se io sono un altro Robby, fan, legato, strettissimo, da una vita, da quanto sono nato. Un saluto dal parco discografico immaginario di Riccardo Foiti, da Robby.